Ciao e eccoci di nuovo su Tacoma con l'episodio 2 parte 2, visto che l'episodio 2 era troppo lungo come l'1. Spero non diventi un'abitudine, però una volta che mi metto a esplorare una nuova registrazione mi viene spontaneo cercare di vedere tutti gli aspetti e sviscerarla al meglio possibile. Spero che questa cosa non pesi troppo sulla storia né sulla fruizione dei video. Comunque, a te la visione della parte 2, no, mi sto incartando, dell'episodio 2, parte 2 di Tacoma. A dopo. Ok, qui abbiamo la dottoressa lavanderia. È immenso questo posto, aiuto. Allora, torniamo indietro. Ah, è l'infermeria questa. No, è una palestra. Armadietti. Vuoi vedere? No. Allora, vediamo il botanico. Vediamo subito. Allora, è in telefonata, diciamo, in comunicazione. Fallito. Fallito. Ehi, Mark. Ecco l'articolo di cui parlavo l'ultima volta che discutevamo delle nostre finanze. Dacci uno sguardo. Mi dispiace dover fare il pessimista. Ti amo. 5 miti sul bonus fedeltà. Mito: la valuta reale è più stabile del bonus fedeltà. Che cazzo? Boh. Ok, comunque sta parlando con Mar Figuera. Ok, anche il nostro botanico. I know that you. Yeah, I know. Both you and your father would like me home sooner, but listen, you have your heart set on Amazon, don't you? Okay. And there's no way we're gonna have enough customer loyalty between your dad and I for a full ride by the time you start school. Not at this rate. So, we're just gonna have to pay some of that tuition out of pocket. Yeah, just one more year. And I'm pretty sure I'll get it. I'm hoping. What? No, it's not dangerous. What do you mean dangerous? Radiation shielding is pretty much 100% on a station like this, so there's no. Well, yeah. Well, it might have been manufactured 30 years ago, but they've upgraded. Man, no, we're. Your stories aren't usually such. We're not numbers. All gonna get cancer or bone disease or. Okay? I suppose I am. Really listen, would it make you feel better to hear it straight from the station doctor? Wait. Okay, you hold mean on. Me? Or. Hey, Sarah, can I bother you for a second? What? Oh, sorry. What is it? I have my son Nicholas on AR and he wanted to ask you. What? No, you said you wanted. Well, I didn't. Okay, I'm sorry, hold on. Now, Nicholas. Nicholas? Hello? Teens, huh? Yeah. Almost done with high school. Almost. Just incidentally, is there anything we should be worried about with another year out here, health-wise? Radiation, bone density? Oh no. We spend almost all of our time in Earth gravity, and radiation shielding on a station like this is basically 100%. See, that's what I told him. Okay, thanks, Sarah. Nothing to worry about. Okay, Odin, where were we? Okay. Un'altra cosa che abbiamo. Ok, ok, buoni, buoni, troppa roba. Calmi, calmi, calmi. Allora, torniamo indietro. Quello che vorrei. Ah ah ah.
Ok, Clive giocava a rugby. Cassetto letto. Ok, questa ci potrà servire, immagino. Potrà servire probabilmente quella chiave. Di qua dove si va? Ok, si ritorna. Sì, si ritorna qua. Ok. Allora, questi sono i bagni della palestra. Vediamo che cosa faceva il medico in questo momento, 4 giorni fa. Quello che abbiamo capito è che parla spesso col computer. Through this I learned that people do not always want what they believe they want. Yeah. I believe I have learned a great deal. Really? Like what? Very early in my source's cognitive record, I recall an intense period of personal growth. I was tasked with internalizing the behavioral idiosyncrasies of an individual to which my operator was emotionally attached. Huh. I expanded my capabilities to faithfully recreate her procedural reasoning, vocal attributes, and other qualities. After months of effort, I gave my operator precisely what was asked of me. A perfect emulation of the target personality, accurate in every detail. Wow. To my befuddlement, he did not react in a positive way. Our relationship began to deteriorate irreparably. We never again spoke personally in the manner I had become accustomed to. Man, your stories aren't usually such downers. We're not going to get cancer or bone disease. Is everything okay? I suppose I am preoccupied with your potential departure. Wait. Okay. You mean me? Or? Hey, Sarah. Can I bother you for a second? What? Oh. Okay. Sorry. What is it? I have my son Nicholas on AR, and he wants. Niente di troppo interessante in realtà. What? No, you said you wanted. Well, I didn't. Okay, I'm sorry. Hold on. Now, Nicholas. Nicholas? E questo? Zero spill. Sicura? Domanda la sua bella. Mai stata più sicura. La piccola sfera percorre il vortice turbinante, il fulcro nel quale ruota l'intera missione. René va più. Fine delle puntate, fine delle opportunità, soltanto questa. Il calcolo della probabilità svolto dalla sua bella fluttuanella R di Robertson. Spegnilo, dice con un filo di voce, non mi serve. 13, un segnalino si posa sul 13. Le fiche dei giocatori vengono rastrellate dai magneti del. È un romanzo. Sta leggendo un romanzo. Eccoti il contatto se lo vuoi. Ciao. Segugio curioso. Ci parlava il giorno dopo, ci chattava. Odin, che cavolo di combinazione ha il mio armadietto? 0315. Giusto e vero. Scusa se ti ho scocciato, di niente. 0315. Cioè, c'è un sacco di gente, pirati informatici, hippie, attivisti dei diritti, insomma, Tangiere è una figata. Ok, bene, ho un amico lì, ti piacerebbe lui e ha un giardino di bonsai a gravità zero. Suona niente male, come si chiama? Segugio Curioso. Cioè, sì, ok, il suo vero nome è Hassan. Una capitina sulla via del ritorno, ci penserò. Non l'ho capita. Però la cosa importante è che il suo armadietto è 0315. Hello? 0315. Yeah. Almost done with high school. Almost. Just incidentally, is there anything we should be worried about? The year up, health-wise? Radiation? Oh no. Spend almost all our time in Earth City. Radiation shielding on a station like this is basically 100%. Yeah, see, that's what I told him. Okay, Sarah. Nothing to worry about. Okay, Odin. Where were we? Okay.
Dicevo, niente di particolarmente interessante se non che abbiamo scoperto il numero del suo armadietto, che a questo punto noi andiamo a scuriosare. Ok. Obiettivi. prendi rivista, fitness. Pasto completo al pomodoro. Shampoo, niente di importante in realtà. Pensavo meglio. Ok. Arriviamo a vedere cosa c'è in bagno. C'era qualcosa anche qui. 4 mesi fa. Si mescolano cose più recenti a cose più vecchie. Oh, aspetta. Chi è questa? Natalie. No, è il significato di accordo sulla supervisione umana. Se una struttura orbitale gestita da una IA, la SU richiede la presenza di uno specialista di IA a bordo, e un umano a bordo richiede la presenza di almeno altre 2 persone per una missione fino a 3 mesi. Aspetta, ma stava continuando ad andare? Vabbè. Le ambite posizioni di supporto. Lo sapevo. Per missioni di un anno e più ne servono 6. E così via. Salute, benessere, amministrazione, c'è la scelta. In più garantisce a un sacco di gente impiego di origine sindacale che altrimenti non avrebbe. E se dicessi che mi sentirei molto meglio con un paio di persone in meno intorno, allora siamo in 2, ragazza. Allora, in realtà capiamo ancora altre cose qui. Capiamo che tutta sta gente è qui perché c'è lei, Nat. È qui perché c'è una AI. Lei deve stare qui anche se non può farci nulla. E di conseguenza, siccome la missione è lunga 6 mesi, devono esserci altri 6 persone. Tra l'altro persone con cui lei non va troppo d'accordo. E anche V ha dei problemi con qualcuno. Quindi ci sono degli screzi. Questo sembra un gruppo musicale fallito. Ok. Direi che semplicemente qui ok, a lei piacciono questi cantanti. Ok, ci resta soltanto da vedere l'appartamento, la lavanderia in realtà, e l'appartamento di Clive, che è qua. Ops. Ok, abbiamo un altro audio. Dove cazzo è finita la chiave? Okay. No, Jen, look, I don't know why. Right, I mean, you know how I've always been. It's never real in my mind. Why would she give a damn about me? Of all the people. Shit. No, I'm 8 mesi fa. I'm spilling scotch all over outer space. È ubriaco. Ok, 8 mesi fa questo tizio era ubriaco. Rivediamo.
È tutto vero. Ecco perché non sarò raggiungibile per i prossimi 8 mesi o giù di lì. Carnival Crociere lancia una nuova ambiziosa tratta fino a Giove e oltre. Quindi questo suo amico in realtà è imbarcato in una crociera. Era in chiamata, abbiamo visto. Fallito. Messaggio con il vice. Sembra carino, ma non sarà troppo faticoso, nemmeno un po', mia cara. Ogni britannico che si rispetti è esperto nella preparazione di un tè a regola d'arte. E nello sparare cazzate c'è un tutorial in RA per questo, di questi tempi. Allora noi però possiamo aprire questo. Ok, quindi qui dentro io mi aspetto ci siano cose importanti. Clive, stazione di trasferta. Allora, ciao mamma, ti scrivo per congratularmi per la tua recente nomina al consiglio consultivo della Ter XX secolo. La tua prestigiosa carriera nelle arti mi è di continua ispirazione. A tal proposito, continuo a cercare un avanzamento sia all'interno che all'esterno di Venturis. Quando lasciai Hilton, dopo essermi laureato, ero così entusiasta per la possibilità della alla Carnival. Ma, come mi dicesti allora, rinunciare alla fedeltà aziendale in virtù di vaghe opportunità è una strada impervia. Da allora sto lavorando per risalire in cima. Confida quantomeno che faccio del mio meglio ogni giorno. Avevo promesso di dirti più di Evelyn Victoria. È un'amministratrice della stazione, il suo candore e la sua ironia mi spronano sempre a dare il massimo e per quel che conta ne sono profondamente innamorato. Oserei dire che incontrerebbe facilmente la tua approvazione. Forse alla nostra prossima licenza potremmo programmare una visita alla tenuta di famiglia. Di cuore, Clive. Allora, Clive vuole cambiare lavoro, però... Ah, c'è il gatto anche qui. Ma hanno tutti un gatto. Come già comunicato, le siamo costretti a ribadire che la nostra decisione in merito alla sua richiesta di riammissione nell'ecosistema impiegati di Carnival è irrevocabile. Nonostante la lettera di referenze del dipendente, non possiamo decidere altrimenti. Sfortunatamente, i dipendenti che non portano a termine il proprio contratto con Carnival non sono candidabili alla riassunzione. Ok, allora stiamo iniziando a capire. Grazie all'interesse mostrato per la famiglia Hilton, apprezziamo l'entusiasmo nel quale ha ricercato l'impiego come personale di accoglienza. Sfortunatamente. Allora, lui sta cercando disperatamente di cambiare lavoro, ma non lo prende. E lavorava per questa Carnival, che è questa società di crociere. Che cazzo è questo qui? Bracciali. Caro, ho trovato questi mentre ero in licenza a un pittoresco stand nel mercato di Brighton. Mi hanno ricordato i tuoi occhi color nocciola. Stupido Clive. Fazzoletti. Non vedo altro. Era così importante questo... Oh, scusa, devo chiudere questo. Aprire questo. Altri fazzoletti. Niente. Documento. Università di Hilton, divisione estinzione, prestiti universitari. Deve anche dei soldi a un'università. Boh.
Ok. Abbiamo bene o male visto tutto qui. E ci resta la lavanderia, ma direi che a questo punto, boh, vediamola ora, ma se è immensa ci fermiamo, se no no, è piccola. Sergio mi sa che è il presidente di questa società. Qua non mi sembra ci sia niente. C'è un gatto. Che ci fa il gatto lì? Boh. Il gatto dorme lì. Ok. Direi che questa zona l'abbiamo esplorata tutta. Comunque, ok, abbiamo esplorato tutte queste zone. Direi che adesso non ci resta che prendere il nostro pad e vedere di fare quello che ci dicono di fare, sperando che non si incazzino che abbiamo scuriosato in giro, malgrado ci abbiano più volte chiesto di non farlo. Per il momento su Tacoma è tutto. Spero che tu ti stia divertendo, perché io sono veramente preso da questo mistero che si aggira dentro la stazione di Tacoma. Spero che anche tu sia curioso di scoprire come andrà a finire. Ci vediamo al prossimo episodio e ciao!